Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, ci fa un po' gli onori di casa. Siamo alla quarta edizione, una tradizione che si consolida, una forza sindacale, la vostra, che cresce, che si diffonde tanto nel pubblico quanto nel privato. Un grande lavoro che vede i suoi frutti. Sì, cresce, si diffonde e si stabilizza. E dà fastidio. Quello sempre, diciamo che è una caratteristica. Sì, sì, siamo contenti, come dire, della crescita dell'organizzazione. Anche perché, come dire, io non dimentico da dove siamo partiti. Ed oggi siamo, come dire, qualcosa di importante, stiamo dando il nostro contributo. Questa è la quarta edizione della festa. Noi abbiamo scelto dall'inizio, come dire, di far diventare un evento la festa dell'USB, dedicata a tutti i colleghi che non ci sono più, proprio denunciando il fatto, come dire, che l'assuefazione che abbiamo vissuto e viviamo come lavoratori all'interno dello stabilimento, come dire, l'assuefazione alla morte, perché eravamo arrivati a quello, no? Cioè, c'erano colleghi che ci lasciavano le penne, ci lasciava la vita, e tu a distanza di 2 mesi, 3 mesi quasi non te ne ricordavi più, perché era diventato un fatto normale. Quindi sta festa nasce, come dire, per ricordare tutte quelle persone, le centinaia di persone che ogni anno perdono la vita a causa del lavoro. È una festa, come dire, che vuole onorare la memoria, e noi siamo soddisfatti perché anche quest'anno, come dire, stiamo dando il nostro contributo in termini di socialità. Ecco, partiamo con il dibattito, il primo, proprio il momento di apertura della Tre Giorni. Taranto, vivere e morire di lavoro. Tra i veleni dell'industria, la disoccupazione e la green economy. Questa lotta eterna, infinita, tra salvaguardia dell'ambiente e tutela dell'occupazione. Finora tante parole, tante dichiarazioni di intenti, ma poco o nulla sembra essere cambiato. No, non è cambiato nulla, forse alcune cose sono addirittura peggiorate. Io ho fatto un appello a tutta la politica locale. Io credo che oggi hanno l'obbligo di prendere una posizione netta di contrasto rispetto, come dire, a quella che è l'ipotesi di Mittal rispetto alla revisione AIA, perché non dire nulla su quello, non prendere posizione oppure accettarne, come dire, le idee, equivale a dire, come dire, a condannare la città a continuare a vivere, come dire, per i prossimi anni in condizioni di inquinamento, come dire, che va molto ma molto al di sopra dei limiti di legge. Allora, oggi, come dire, è vero che la responsabilità, le scelte, le decisioni le prende la politica nazionale, però la politica locale oggi, visto che il Consiglio Comunale si è rinnovato, tutto al di là dei colori, dei partiti, delle correnti, deve prendere posizione, perché è scandaloso quello che Mittal ha proposto rispetto in termini di revisione AIA. Deve prendere la posizione a difesa dei cittadini e dei lavoratori.